Bene, signori, eccoci qua ritornati su Clash Royale. Sono 2 giorni consecutivi che porto questo gioco, anche perché lo scorso video ha raggiunto 10 mi piace in un tempo abbastanza sorprendente per me. Probabilmente volevate vedermi shoppare. Come avete potuto vedere, vi avevo detto, se mi seguite su Instagram, ho detto che non shoppavo più di 10 euro perché non volevo fare una di quelle shoppatone della Madonna come ha fatto Ciccio Gamer. Infatti ho ben 1290 gemme. Del resto, come potete vedere, c'è pure il pass royale. Ho shoppato pure il pass royale per fare uno spacchettamento figo. Allora, con 1290 gemme ci facciamo poco, possiamo definirlo il chest opening più grande del mio canale al momento. Iniziamo con un baule fortunato. Non ci possiamo permettere più di tanto. Un baule fortunato e uno cangiante, perché sono un poveraccio. 1000 gemme, le altre 200 che avanzano, 290, me le terrò in futuro perché sono una persona brava e risparmia. Andiamo. 1900 di oro. Vediamo. Vediamo questa. Ok, questa qua mi interessava. Vediamo. Fortunata la fulmine. Fortunatissima. Il primo baule ce lo siamo mangiati. Andiamo con un baule cangiante. Ok, questi sono buoni. Altre consegne. 22 fornaci. Vediamo di cambiarlo. No. 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 Vabbè, confermiamo con questo. Perfetto, 290 gemme avanzate. Mi sa che andiamo di un altro, ma sì, dai, oggi spendiamo. Vediamo un po'. Il cannone a rotelle va benissimo. Il cannone a rotelle mi serve per un mazzo. Perfetto, ora andiamo a farci un bello spacchettamento che arriva fino al baule dei Jolly Royale. Iniziamo. 20 jolly rari. Andiamo col primo baule del re. Vediamo, 69 jolly comuni. Niente male sto baule. Sono soddisfatto. 10 jolly epici. Andiamo col prossimo baule. Vediamo un po'. Altri 22, niente male. Questo è stato un po' deludente come baule. Tutto rispetto. Altri jolly epici. Vediamo un po'. 68 jolly comuni. Epica. Perfetto. Andiamo con la provocazione da aggiungere alla collezione. E andiamo col prossimo baule. Perfetto. Oh, mi dà sempre prima l'epica, poi la rara. Cosa ho detto? Una canzone epica la potrei mettere solamente quando mi capiterà una leggendaria. 10.000 d'oro. Vediamo altro oro. Oh, un jolly epico. È stato un po' deludente, come baule poteva starci qui da leggendario. Abbiamo raggiunto il massimo di jolly comuni, quindi direi di andarli a spendere. A spendere. Vediamo un po' se ho dei mazzi in... ecco, nella scarica magari li mettiamo.
Perfetto, e direi con questi siamo a posto. Sul spiritello di fuoco potrei un attimo pensarci. No, li tengo da parte per lo spiritello, eviterei. Chiave dei bauli. Altre due gemme. Andiamo, altri 5 jolly rari. Raccolta royale. Baule un po' deludente, noi ne abbiamo trovato tanto. Andiamo con altri jolly rari. Andiamo con un altro baule. Altre gemme. 14 jolly rari, veramente tanti. Altre replite. 45 scarpe e un replica. Ci sta, ci sta. Andiamo con altri jolly epici. Andiamo con questo ennesimo baule. Vediamo un po'. Oh, 25, ci sta. Tanta roba. Guarda gli sgherri, un'altra epica. E altri golem di ghiaccio. Vediamo. Comune gettone di scambio. Altri jolly rari. Vediamo un po' cosa troviamo qua. Altre 3 gemme. Vediamo, 27 jolly comuni, 3 acciari pirotecnici, 41 mortai e 14 mega sgherri. Brutto baule. Vediamo se riusciamo a rifarci col prossimo, perché finiranno prima o poi. Vediamo un po'. 13 jolly, 55, altro baule un po' bruttino. Proviamo a farci con questo baule. 4 gemme. Oh, ci stai rifacendo i gemme. Ci scioppiamo un altro baule se riusciamo. Un'altra epica. Stiamo andando bene. Troppe comuni. Oh, anche un'altra epica. Ci sta, tanta roba. Un gettone di scambio leggendario. Andiamo con l'ultimo baule del re. Altre due gemme. 27 palle di neve. 40. Ci stavo per sperare per un attimo. Andiamo con la moneta magica. E col baule dei Jolly Royale. Che ci dà 9500 gemme. Vediamo, 200 comuni, 55 rari e uno leggendario. Abbiamo due jolly leggendari. Tanta roba. Vediamo un po', signori. Abbiamo un bel po' di robina da usare. Direi di usarla. La moneta magica la terrei da parte per la Valchiria. Abbiamo un bel po' di jolly comuni, molti epici. Maxiamo il mio mazzo e andiamo. La moneta magica la usiamo per 35.000. È perché qua c'è un bello stregone elettrico leggendario nello shop. Direi di usare la moneta magica perché oggi si spende. Usiamo la moneta magica. Andiamo con la moneta magica e ci portiamo l'ordine di scheletri al 12. Molto alta, sarà anche molto devastante a mio parere. Il resto abbiamo shoppato uno stregone elettrico. Ci mettiamo pure due jolly leggendari. Così ci mancano solamente 3 carte leggendarie per potenziarci lo stregone elettrico. Bene signori, se il chest opening vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, a seguirmi su Instagram perché lì posto dei post che servono per dirvi come sono messo con la scuola e con le mie attività. E alla prossima, bye bye!